Ciao amici di Molly Beat, tra pochissimo apriremo la diretta con Elena Piccolo. Come sapete, è un appuntamento che si ripete ogni sabato, uno che riguarda donne che svoltano la sua pagina Facebook dedicate alla riflessione e una che riguarda l'appuntamento del sabato con Libriamoci. Oggi ci occupiamo di donne che svoltano, quindi lei andrà ad approfondire un argomento di riflessione rivolto a tutti noi e quindi adesso gli diamo il benvenuto e apriamo questa diretta. Radio Gela Express e Molly Pitt in perfetta sintonia. Due per uno, uno per due. Radio Gela Express. Olilab è specializzato in ginnastica posturale, correttiva, rieducazione motoria. Olilab è dalla parte della tua salute con corsi di Pilates, Aquagym, Aquabike, Step, Fluid Fitness, programmi di dimagrimento, ginnastica preparto e dolce mamma. Bodytech, benessere in 20 minuti, in meno tempo e più risultati. Tonifica, riduce il mal di schiena, la massa muscolare e la cellulite. Inoltre, migliora la performance sportiva. Trovi il Bodytech presso Olilab in via Licata 40 a Gela. Olilab AST e Bodytech Benessere in 20 minuti vi augurano buon Natale e felice anno nuovo. Amici di Molly Beat, programma radio di Radio Gela Express, Radio Vittoria Express, con questo brano di Marco Mengoni, 2000 volte diamo ben trovata la nostra Elena Piccolo, che ormai insomma è attesissima per questo appuntamento del sabato, oggi con Donne che svoltano, che è dedicato ovviamente alla riflessione. Vediamo come ci fa riflettere oggi Elena Piccolo, ben trovata. Buon sabato, bentrovati, ciao Molly, bentrovati a tutti voi, sono felice di essere nuovamente in contatto con i nostri meravigliosi amici. E, dunque, oggi su cosa vogliamo riflettere? Beh, vogliamo riflettere sui blocchi, sui muri che abbiamo davanti a noi stessi nel tentativo di essere perfetti. Oggi vorrei riflettere insieme a voi su qualcosa che è diventato veramente un grosso ostacolo. Io credo che ci vogliono per le donne, in realtà per tutti, il nostro tentativo di essere perfetti. Ma Ecco. ecco, però se ci soffermassimo un attimo a pensare a cosa vuol dire essere perfetti, ci accorgeremmo che la perfezione non esiste, o meglio, non è che non esista, non è che la perfezione non esiste, è che ognuno di noi è perfetto nella propria unicità, nella propria originalità, nel momento in cui aderisce a ciò che sente, a ciò che prova, a ciò che è veramente, a come si vede, piuttosto che a come lo vedono gli altri. La perfezione si ottiene quando ci guardiamo allo specchio e ciò che vediamo ci piace. Allora, Moni, ti voglio dire una cosa, i Sì. greci anche in questo ci avevano insegnato tutto. I greci per perfezione intendevano il perfetto equilibrio che ci consente di essere felici. I greci non avevano mai parlato di caratteristiche fisiche a proposito di perfezione, ma nemmeno di tratti caratteriali ben precisi. I greci ci avevano spiegato che quando c'è armonia tra ciò che desideriamo, ciò che sentiamo, tra ciò che come noi ci percepiamo e le cose che facciamo e diciamo, lì si raggiunge la perfezione interiore. Certo, Quindi, ecco, certo. Assolutamente, d'accordo quindi. con te, no? Poi tra l'altro lì tocchiamo anche i canoni, quindi insomma, di bellezza, di esteriorità, di interiorità e così via. Insomma, qui è toccato un tema particolare, molto delicato. Ma vedi, si tratta di decidere su cosa puntare i riflettori. La Certo. perfezione è qualcosa che deve consentire a noi di stare bene, non ci deve proiettare ad essere accettati dagli altri. E sta tutto qui il grosso equivoco, che ad un certo punto in poi certa cultura, che non so specificare quale, ci ha insegnato che per piacere ad essere soprannaturali, ai nostri cari, ai nostri amici, dovevamo essere perfetti. Quindi quel concetto che era stato creato per stare bene con noi stessi, per sapere quali fossero gli ingredienti necessari per noi stessi, invece divenne uno strumento di ricatto per piacere agli altri, per essere approvati dagli altri. Ma quindi Elena, fammi capire, questo concetto di muro, quindi dove ci porta? Nel tentativo di aderire al concetto di perfezione che gli altri hanno cucito su di noi a partire dalle loro aspettative, mai a partire da ciò che noi siamo veramente.
occorre circondarsi da chi ci incita, ci invita ad essere noi stessi. L'unica, il segreto della felicità è essere se stessi, Molly, è essere se stessi nella propria perfetta salute, sì, originalità ed unicità. La donna perfetta non è quella che fa felici tutti, tutti i lavori, certo. Perché è proprio che riesce a fare 10 lavori, a vestirsi, ad essere bella così come gli altri. La donna perfetta è la donna che ha un equilibrio interiore tale che gli altri possono solo rispecchiarsi. Ma quindi questi muri li alziamo noi praticamente? Li alziamo noi per essere approvati, li alziamo noi nella nostra fragile debolezza che ci imprigiona ad essere ciò che gli altri vogliono, ciò che gli altri desiderano, ad aderire a quei canoni di perfezione che gli altri hanno cucito su di noi, ma nemmeno ingenuamente. Ma Elena, io apro una parentesi, insomma, diciamo che questo aspetto dell'autotrofia tra i giovani è una cosa che incide tantissimo, che crea anche tante problematiche, no? È molto importante, se ti accettati, no? Ma lo capiamo che sono stereotipi che alzano un muro poi tra noi e il resto del mondo. E la perfezione la rappresenta chi brilla di luce propria. Ecco, bello, assolutamente d'accordo con te. E come si, però andiamo fino in fondo, Molly, e come si fa a brillare però di luce propria? Ecco, chiudiamo dando un consiglio di riflessione preziosa, così lasciamo i nostri amici con questo bello consiglio che darai tu adesso. Siate voi stessi, siate originalissimi, rispettatevi, posso urlo, rispettate voi stessi, rispettate ciò che voi sentite, ciò che voi percepite di voi stessi, rispettatelo, siate voi stessi e circondatevi di chi vi dimostra di volervi bene, invitandovi ad essere voi stessi fino a qualsiasi limite. Ma poi Elena, diciamo, c'è un mondo meraviglioso dentro ognuno di noi, quindi perché non farlo, insomma, affiorare, quindi non metterlo a disposizione del mondo. E cioè, non questo, si vede, Molly, non si vede, per noi questo darebbe mondo interiore un contributo in più al mondo. E perché se noi questo mondo interiore lo adattiamo a ciò che gli altri si aspettano di vedere, è invisibile, non si vede, non si scorge, e siamo pezzettini omologati di quel wall di cui ai tempi avevano parlato di Pink Floyd. Se noi il mondo interiore, invece che esibirlo con tutto il nostro orgoglio, lo andiamo ritoccando per farlo aderire ai canoni imposti dalla società, dagli altri, da tanto sacrissimo volerci bene di tanto prossimo, non può luccicare nulla, non c'è un mondo interiore, perché lo abbiamo smussato, velato, camuffato, non c'è, non si può vedere perché non c'è. La perfezione è rispetto di ciò che noi siamo e della nostra unicità meravigliosa. Elena, ovviamente mi dispiace sempre dover chiudere così, perché io starei ora ad ascoltarti anche ai nostri ascoltatori, ma ovviamente abbiamo dei tempi, però insomma ti saluto e ti aspetto ovviamente sabato, sempre con questa luce meravigliosa che ci arriva anche attraverso ovviamente la radio. Grazie a te per questo bellissimo contributo di oggi, noi faremo tesoro sicuramente in tanti, insomma, anche se non puoi vederli, hanno detto sì, è vero, meglio brillare di luce propria. Grazie ad Elena Piccolo, la trovate grazie sulla pagina Facebook Donne che svoltano, e appunto, insomma, e poi fa tante altre cose che scoprirete direttamente sulla sua pagina, perché lei è una donna meravigliosa. Alla prossima, ciao Elena. Grazie Molly, vi abbraccio. Radio Gela Express e Molly Pitt in perfetta sintonia. 2 per 1, 1 per 2. Radio Gela Express.